Buongiorno ragazzi, salve, come va? Intanto inizio con lo scusarmi per non aver potuto fare il video stamattina di allenamento, ma se avete, ve l'ho fatto un piccolo video su YouTube prima, stamattina, perché praticamente alle 10, quando stavo per tornare a casa, poi c'è stato l'MD Market. Mi manda un messaggio su WhatsApp il mio collega di HP, del promoter di HP di Media World di Trento, dove mi ha detto: guarda, al McDonald's a Trento Sud ho visto stamattina, ho visto poco fa, che hanno messo un nuovo annuncio per cercarsi personale. Vai e portagli il curriculum. Io cosa ho fatto? Visto che avevo ancora un po' di curriculum, ho finito la zona di Rovereto, portato, e poi sono volato a Trento. Nel mentre mi sono arrivati altri messaggi da parte sempre di questo mio amico qua, mio collega, il quale mi ha detto: guarda, ci sono trovato anche questi negozi qua, mi ha detto quali sono. Arrivo a McDonald's, credendo di avere abbastanza curricula da poter andare anche negli altri due o tre posti, invece ne avevo solo uno. Cosa ho fatto? Ormai erano le circa 11 e mezza, 11, sì, 11 e mezza, 11 e tre quarti. Sono tornato a casa, ho stampato altri curricula e ho dato una mano alla mia compagna a fare la spesa, perché sapevo che dovevo andare all'Eurospin, non era in casa, per cui sono andato intuito, ho detto sarà l'Eurospin, sono andato fin là, ho visto che era lì, ho dato una mano a portare la spesa a casa e adesso faccio allenamento adesso all'una e mezza invece che farlo ai due, così poi ho il tempo di mangiare, riposare, farmi una doccia e riposare un pochettino. Quindi ragazzi, direi di cominciare subito con l'allenamento e niente, cominciamo. Control.
Sapete ragazzi cosa sta succedendo? Perché non riesco a fare quell'esercizio che ieri facevo, anche ieri sto a fare per ben due volte. 72 ore che non dormo e praticamente non mangio. Si stanno facendo sentire, mi manca l'equilibrio. Per cui adesso mi eserciterò ancora col corpo libero e i pesi, poi riproverò a fare posizioni di yoga. Non credo di riuscire a reggere la posizione di yoga in questo momento, aspetto un po'. Ragazzi, sono solo 10 minuti e sto già vomitando l'anima. La stanchezza della privazione di sonno si sta facendo sentire.
Let's go.
Ragazzi, ora sono passati più o meno 20 minuti e sto morendo. Mi stanno mancando le energie, le forze. Mi gira la testa e in questo momento vedo tutti i luci colorati davanti a me, che vuol dire che sto avendo un carico di zuccheri, di carboidrati, di proteine, di tutto. Adesso continuerò finché ce la farò. Se non riuscirò a completare i 30 minuti, ragazzi, chiedo scusa a me stesso e a voi, ma cercherò di dare il massimo fino in fondo e di arrivare fino ai 30 minuti. Ricominciamo. Come avete appena notato, ragazzi, sono riuscito a mantenere questa posizione per 30 secondi, poco più di 30 secondi, senza perdere l'equilibrio, senza troppo sbilanciarmi. Ho dovuto farlo a occhi aperti, tenendo fisso un punto davanti a me, per evitare che l'equilibrio scemasse. Farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Bene, ricominciamo. Adesso mancano circa 5 minuti, 8 e mezzo, farò una serie di flessioni praticamente sulle braccia e poi addominali. Gli addominali li farò all'esaurimento, ovvero finché riesco a farli li farò, poi qualsiasi cosa succeda mi fermerò e interromperò l'allenamento. Cominciamo. Stop dwelling on empty.
Ragazzi, non ce l'ho fatta. Mancano 3 minuti. Non riesco ad andare avanti. Mi mancano le forze, ho fatto l'impossibile questa volta. 3 minuti mi possono essere concessi, dai. Anche perché questa mattina ho camminato molto. Consegnare curriculum in giro. E ripeto che sono 72 ore che non mangio e non dormo. Adesso ragazzi stacco, vado a farmi una doccia. Poi mangio. Cioè, mi sforzo di mangiare qualcosa, un po' di verdura e un po' di riso in bianco. E poi mi riposerò, giusto un'oretta, perché dovrò andare a prendere mio figlio e poi con lui andare al parco a giocare. Ragazzi, vi voglio bene, grazie per essere rimasti. Ciao a tutti.